Bentornati in studio. Ora la cronaca con un blitz antimafia che ha portato a 31 arresti in un'operazione congiunta di carabinieri e polizia. Sono accusati di associazione di tipo mafioso, detenzione di armi e stupefacenti, favoreggiamento ed estorsione. Le 31 persone finite in manette dopo un blitz di polizia e carabinieri a Palermo. In 29 sono in carcere, altri due ai domiciliari. Un'inchiesta, quella coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, che ha permesso di far luce sull'organizzazione dei mandamenti, cioè delle zone di influenza, di Ciaculli e Brancaccio. Lunghe indagini hanno ricostruito l'intera gerarchia delle famiglie mafiose. Dopo il blitz del 2019 si sono riorganizzate. Gli investigatori hanno identificato capi, gregari e semplici affiliati che in questi 3 anni avrebbero messo a segno decine di estorsioni e gestito le piazze dello spaccio. Parte del denaro ricavato da queste operazioni sarebbe servito per mantenere le famiglie di chi era in carcere. Il sistema del pizzo veniva usato non solo sui grandi imprenditori, ma anche su ambulanti e piccoli commercianti. In qualche caso la riscossione sarebbe avvenuta persino vicino a un commissariato di polizia. Nelle intercettazioni anche le offese e l'odio dei boss nei confronti di Falcone e Borsellino. L'operazione ha portato al sequestro di 350.000 euro e, come ha ricordato il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine, ha un significato ancora più denso, vista proprio l'imminenza del sacrificio dei giudici Falcone e Morvillo e della loro scorta.